Un aeroporto all'alba solitamente suggerisce l'idea di lunghi viaggi, ma oggi vi sono aerei che si alzano ogni giorno per compiere missioni burocratiche e prive di ogni brivido di avventura. Il mezzo moderno è frutto di una naturale evoluzione dei tempi e serve a mutare e snellire l'organizzazione di enti che il pubblico crede ancora antiquati e polverosi. Speciali e complesse macchine fotografiche consentono le riprese aerofotogrammetriche di qualsiasi territorio, ottenendone, con enorme risparmio di tempo rispetto ai vecchi sistemi, immagini complete ed esatte di sue vaste porzioni. Le fotografie riprese dall'aereo vengono poi immesse in speciali apparati restitutori che le traducono in carte topografiche e mappe della scala voluta. Tutto ciò avviene in laboratori dotati di attrezzature modernissime che consentono le più alte precisioni cartografiche. Noi tutti immaginavamo il catasto come una serie di uffici bui, popolati di scrivani in mezze maniche. Invece gran parte dei suoi addetti dimostrano di possedere notevoli attitudini sportive. Li abbiamo visti in aereo, ora si dedicano al podismo. Sono svelti come coppi in salita. Non intendono raggiungere grandi altezze, ma soltanto la cima di un campanile che consenta una buona visione dei punti trigonometrici. Dopo molto camminare per le campagne, misurano. È il loro compito stabilire se vostro nonno, 50 anni fa, piantò la siepe sul proprio terreno o su quello del vicino. Sapendo di non poter prestare fiducia né al nonno né al vicino, si affidano ad una serie di strumenti assolutamente imparziali. Ciò consente loro di eseguire esatte misurazioni e inoltre ispira ai contadini una rispettosa ammirazione per uomini che sanno eseguire manovre tanto complicate. Non è un'impresa facile misurare in piccole porzioni tutto il territorio italiano, stabilire gli esatti confini d'ogni proprietà e arrampicarsi per colline pietrose senza prendere storte. Inoltre, bisogna tenere presente il carattere del proprietario terriero, assai lontano dalla rassegnazione francescana. Tecnico catastale, accompagnato dai proprietari terrieri e dal suo aiutante, è ora intento al delicato compito di delimitazione dei confini, che talvolta dà adito a vivaci discussioni. Basta poco perché due famiglie di campagna rinnovino le ostilità dei Capuleti e dei Montecchi. Basta una qualsiasi pozzanghera con funzioni da beveratoio ad alimentare per anni la controversia. E finché le famiglie litigano, la Giulietta campagnola e il Romeo coltivatore diretto non potranno mai sperare di sposarsi.
Il pubblico segue con interesse la vicenda, sebbene non vi sia Gary Cooper tra i protagonisti. I buoi berrebbero volentieri senza presentare né richiedere titoli di proprietà, ma è noto che sono animali di carattere insensibile, proprio il contrario degli uomini. In un film western, a questo punto interverrebbe lo sceriffo con alcune pistole. Qui invece la disputa viene sedata dagli impiegati del catasto, i soli in grado di dire a chi appartenga veramente la pozzanghera della discordia. La parte sedentaria del lavoro catastale si svolge negli uffici. Le misurazioni eseguite in campagna vengono tradotte in aggiornatissime mappe, cioè in esatte carte di ogni proprietà, dal giardino con tre gerani al latifondo. Se l'opera del catasto è complessa per le proprietà terriere, diventa intricatissima nelle città dove ogni pochi metri si cambia di proprietario. Eppure, un esercente cittadino può ottenere in breve tempo la planimetria del suo negozio. Vi manca soltanto il nome dei fiori e la descrizione della cliente. Ma neppure negli uffici la vita di un impiegato del catasto è del tutto tranquilla. Il pubblico è esigente, chiede informazioni, protesta contro una linea di confine, vuol sapere gli esatti limiti del potere ereditato dalla zia Artemisia. Ecco finalmente dei registri come li immaginavamo noi, onesti libroni che hanno dato alloggio e nutrimento ad intere generazioni di topi. Ma la tradizione va scomparendo. Il catasto sostituisce tutte le vecchie carte con altre in perfette condizioni e minuziosamente aggiornate. Chissà dove andranno a mangiare i topi adesso. Si sta anche facendo qualcosa di più rivoluzionario. Primo nel mondo, il catasto italiano va meccanizzandosi. E già vi funzionano reparti sperimentali dotati delle macchine elettroniche tanto care ai giornali di fantascienza. Esse non servono alla conquista di Marte, bensì alla compilazione meccanica, quindi precisa, di tutti i documenti catastali. Quando poi arriveremo su Marte, serviranno a misurare anche i suoi deserti rossi. Ogni giorno procede minuziosamente quest'opera complessa, questa continua indagine sulle proprietà immobili piccole e grandi. Procede in tutta la penisola con mezzi che vanno dalle scarpe chiodate all'aeroplano, dal teodolite alla macchina elettronica. Il direttore generale, i tecnici che ne eseguono gli ordini, tutti gli uomini che formano il personale del catasto, sanno di dover tenere aggiornato un enorme archivio che comprende casa per casa, campo per campo, l'Italia intera. È un'opera iniziata 2000 anni fa dai Romani e che si rinnova senza fine ogni giorno.